grande tempesta, tuoni e lampi, la nostra avventura incominciò. Mare in burrasca, i forti venti, grande veliero affondò. Tutta la notte gettammo gli assenti, ma più nessuno si salvò. E trascinati da forti correnti, finalmente terra si toccò. Ora siamo su quest'isola, se si sarà messo in salvo. Sicuramente è salito su una delle scialuppe. Non sarebbe mai andato via senza di me. Sono sicura che gli è successo qualcosa. Forse è ferito. Ernest potrebbe essere stato ricoverato nell'infermeria della nave. Speriamo invece che non si trovi lì, Anna. L'infermeria della nave è ormai completamente allagata. Oh no! Questa nave potrebbe affondare da un momento all'altro. Se restiamo qui non c'è più nessuna speranza per noi. Dobbiamo trovare qualcosa per metterci in salvo, qualcosa che ci serva da battello. Un battello? Sai bene che io e Jack non sappiamo nuotare. Senza parlare poi di questa terribile tempesta. Non riusciremo mai a rimanere a galla, nemmeno con un battello. Solo un miracolo potrebbe ormai riuscire a salvarci. Anna, convinciti. Dobbiamo tentare a tutti i costi. No, Ernest, non voglio. Non mi interessa sopravvivere senza Franz, senza il mio Franz. Dobbiamo restare uniti, soprattutto nel pericolo. Capisco, hai perfettamente ragione. Io sono pronta ad affondare con la nave, Ernest. Ormai sono rassegnata al peggio. Sentite, credo che sia meglio tornare subito nella nostra cabina. Se la nave rimane in questa posizione, l'acqua non dovrebbe arrivare fin là e per un po' saremo al sicuro. Dobbiamo risollevarci un po' il morale. Allora, cosa volete? Purtroppo il pane non è più fresco. Ma con un po' di carne andrà bene. Non lo vuoi, Flo? Preferisci qualcos'altro? Mi dispiace, ma non posso mangiare finché non avremo ritrovato Franz. Hai ragione. Io sono d'accordo con lei. Però è quasi un giorno ormai che non mangiamo nulla. Devi mangiare qualcosa, Flo, anche se non ne hai voglia. E mangiando vedrai che ritroverai anche un po' di speranza. Prendi, Jack. Su, almeno tu mangia qualcosa, caro. Sì. Ecco fatto. Prendi, Flo. Su, prendi il panino, Flo. Immagina di fare un picnic. Mio Dio, capitano! Aggrappati a questo tronco! Tieni forte! Capitano, quanto tempo ancora potremo resistere?
C'è terraferma da queste parti? Non lo so, Franz, ma vedo ancora la nave. Cerchiamo di avvicinarci, anche se la corrente ci sta trascinando lontano. Dobbiamo tentare, Franz. Non credo di farcela. Sono sfinito, capitano. Franz, non lasciarti andare. Franz! Aggrappati! Tienti forte! Oh, qualcosa attorno alla mia gamba. È una corda. Ora ti leggo all'albero, così rimarrai a galla, anche se non riesci a tenerti aggrappato. Ecco fatto. Cerca di resistere, Franz. Non mollare, ragazzo. Non mollare. Oh! Capitano! Cerca di raggiungere la nave, Franz! Capitano! Torna alla nave! Capitano! Non disperare! Capitano! Capitano! Adesso che abbiamo mangiato, dovremmo cercare di dormire un po'. Dopo decideremo sul da farsi. Certo. Papà ha ragione. Dato che non possiamo fare nulla, è inutile stare svegli e a pensare. Ma io non posso dormire su questo letto. Allora prova a dormire sul divano. Vediamo un po'. Ecco, appoggia la testa sulla parte più alta. Su, stenditi. Che strano, mi fa un certo effetto dormire così tutta piegata da una parte. Alzati un attimo. Che ne dici, va meglio così? Sei proprio un buon falegname, è quasi orizzontale. Che bel letto. Hai visto, hai perfino ritrovato il sorriso. È vero, tu riesci sempre ad accomodare tutto, papà. Sì, non c'è niente che papà non sappia fare. Anch'io voglio un letto come quello di Flo. Me l'aspettavo. Anna, perché non cerchi anche tu di dormire un po'? Ti farebbe bene. Sì, hai ragione, Ernesto. Capisco quanto sia difficile. Senti, il mare mi sembra più calmo. È vero. Non piove neanche più. Vado fuori un attimo a vedere. Va bene. Anna, tu resta qui con i bambini. Non ti muovere per nessun motivo finché non torno. È finita. La tempesta è passata. Ormai non c'è più pericolo. Oh! Franz. Oh, Franz, dove sei, bambino mio? Che cosa hai detto, mamma? Ma dove siamo? Ma come? Siamo sulla nave, Flo. Io pensavo proprio di essere a casa. In quale casa, Flo? La casa di Berna. Beh, forse perché questa nave non si muove. Hai ragione. Infatti è la prima volta che non c'ero lì o da quando siamo partiti da Londra. Già, è vero. C'è stata la tempesta e un terribile naufragio, ma la nave non è affondata e quindi siamo salvi, vero, mamma? Certo, Flo, siamo salvi. Ma dov'è papà, mamma? Ah, è sul ponte a vedere com'è il tempo. Ma allora è già mattino. Eh già, credo proprio di sì. Hai dormito bene? Sì, ho dormito benissimo.
Ma Jack sta ancora dormendo. Ehi, Jack, svegliati. No, lascialo dormire ancora un po'. Anna! Oh, Franz! Franz! Oh, mio Dio! Ernest, dimmelo, Franz non è... No, sta tranquilla, è solo svenuto. Dammi una coperta, Anna. Subito. Franz, piccolo mio, dove l'hai trovato, Ernest? L'ho trovato svenuto sul ponte. Deve essere stato trascinato fin qui dalla forza delle onde. Era legato con una corda a un pezzo di albero. Quella corda gli ha salvato la vita. Franz era svenuto, sicuramente sarebbe annegato. È un vero miracolo che si sia salvato. Non speravo più di rivederlo vivo. Mio Dio, ti ringrazio. Oh, Franz, sei tornato. Oh, Franz. Mamma, non piangere. Mamma. Se la caverà, non temere, ha soltanto bisogno di riposo. Ve lo dice il suo medico. Si è mosso. È vero, Franz si è mosso ancora. Ma allora è vivo, mamma. Sì, sì, è proprio vivo. Oh, Franz, Franz, ti prego. Deve restare al caldo e riposare. Vedrete che si riprenderà. Su, venite, andiamo tutti sul ponte ora. Guardate, è tutto calmo. La tempesta è passata. Siamo salvi, Ernest, almeno per ora. Sì, certo, Anna, ma non possiamo restare sulla nave. Guardate là. Ma è un'isola, quella è un'isola. Oh, sì, è un'isola ed è molto vicina. Tutti gli altri saranno approdati là. Dobbiamo raggiungerla anche noi. È pericoloso restare qui. La nave affonderà comunque, prima o poi. Ma come faremo? Troveremo il modo per arrivarci. Vedrai, tuo padre troverà il sistema. Sta tranquilla, Flo. Ne sono certa, lui è talmente bravo. La parola impossibile non esiste nel suo dizionario. Beh, adesso mi sembra che tu stia esagerando, Flo. Comunque mi sento molto più tranquillo ora che Franz è con noi. Di tempo Franz ha finalmente ripreso conoscenza. Era affamato. La mamma ha pianto mentre lui ci ha raccontato la sua terribile avventura. Così abbiamo saputo che Franz si è salvato grazie al coraggio e alla generosità del capitano. Che gioia essere di nuovo tutti insieme. Portatemi sul ponte tutto quello che trovate che può esserci utile. Flo e Jack, rimanete vicino a Franz. Mi raccomando, ancora non si è ripreso completamente. State attenti però, la nave può affondare da un momento all'altro, avete capito? Mm. Fate attenzione, ragazzi. Sì. 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 Allora, da dove cominciamo? Jack, dove stai andando? Ti sembra il momento di giocare? Ma è così bello, Flo. Anche loro sono rimaste qui. Per fortuna si sono salvate, povere bestie. Molta fame, poverini. Naturalmente nessuno ha pensato di portar loro da mangiare. Ora ci penso io. Flo, Franz, venite qui. Cosa c'è, Jack? È
Temo di sì. Purtroppo non ha resistito, è morta per la fame. Povera scimmietta. È ancora calda, è morta da poco. Se solo fossimo arrivati prima. Se avessi saputo che erano qui. Non ne abbiamo colpa. Stavamo lottando per salvare la nostra vita. Flo, non potevamo certo pensare anche a queste povere bestie. Cercate di trovare degli attrezzi utili. Franza, ho trovato dei chiodi. Ah, bene, prendili. Soprattutto quelli grandi, se riesci a trovarne qualcuno. Franza, servirà anche un martello allora. Ma certo, prendilo pure. Sei impazzita, è pericoloso. La nave può affondare. Ma dai, per un paio di colpetti. Devo far presto. Oh mio Dio, si è mossa ancora. Ti prego, non affondare, ti prego, aspetta ancora un po'. Ernest, stiamo affondando. Che cosa possiamo fare? Non preoccuparti, Anna. Abbiamo ancora del tempo. Bisogna costruire una zattera. Puoi pensarci tu alla vela? Ma certo, caro. Prendi. Sei pronta, Flo? Pronta. Adesso. Molto contenta. Sì, sono felice ora che siamo tutti salvi. È come risvegliarsi dopo un brutto sogno e guardare brillare il sole. E tu non sei contenta, mamma? Certo che lo sono. Sono contenta perché siamo tutti sopravvissuti. Ma dobbiamo andarcene al più presto da questa nave. Solo allora mi sentirò veramente al sicuro. Oh, come al solito ti preoccupi troppo, mamma. Che tipo di zattera sta preparando, papà? Non ne ho idea, ma ho molta fiducia in tuo padre. Lo sai che lui sa fare tutto. Già, il mio papà è un tipo veramente in gamba. Non capisco perché dobbiamo lavorare in acqua, papà. È già difficile costruire una zattera, ma metterla in acqua lo è ancora di più, Franz. Sai, di solito nei cantieri navali ci sono delle apposite rampe per il varo delle navi. Noi dobbiamo lavorare in acqua perché la zattera è troppo pesante. Non saremmo mai riusciti a farla scivolare in mare. Adesso che abbiamo costruito la struttura portante, dobbiamo perfezionare il nostro lavoro e ci conviene farlo direttamente in acqua, Franz. Se l'avessimo montata sul ponte, non saremmo mai stati capaci di vararla perché sarebbe stata troppo pesante per noi. Capisci adesso perché abbiamo dovuto lavorare così? Oh, in pochissimo tempo avete fatto un ottimo lavoro. Sì, ma è stato anche molto faticoso, sai. Per fortuna Franz mi ha dato un valido aiuto. Quanto sei bravo, papà. Sai fare proprio tutto. Oh, non è vero, Flo. Temo proprio che tu stia esagerando. Al massimo posso saperne un po' sulle malattie, ma per quanto riguarda i battelli... No, non esagero affatto. Solo un genio poteva avere l'idea di usare un barile vuoto come galleggiante per la zattera. Oh, Flo, non mi sembra proprio un'idea geniale. Ecco, qui ho finito. Franz, spingilo dalla tua parte. Subito. Così, brava. Forza, spingi ancora, Franz, ancora. Giralo in modo che la parte da finire si trovi in un punto meno profondo. È difficile lavorare nuotando, non ti pare? Io l'ho sempre detto che il mio papà è un vero genio.
Anche io avevo detto qualcosa. Avevo detto di non preoccuparti e di fidarti di lui, non è vero? Un'altra. Eccola. Un altro chiodo, Flo. Subito. Ecco, prendi. Mi serve un asse, Flo, molto grande. Dammela, voglio dargliela io. Eccola, prenda pure. Grazie, davvero molto gentile. È finita. Ora manca solo l'albero su cui fissare la vela. Ehi, siete pronti? Calate! Sì. Vai! Attenzione! Bene. Bene. Funziona! Evviva! Urrà! Urrà! Evviva! Urrà! 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 Pensa a Jack! Presto! Anna, ti senti bene adesso? Hai bevuto molta acqua, vero? Sì, un po'. Io credevo proprio di morire annegata, sai? Però è stato bello bagnarsi, mamma. Piccolo incosciente, ringrazia tuo fratello che ti ha salvato la vita. Oh, come mai la zattera si è rovesciata? Il vento era troppo forte. No, non c'era tanto vento. Forse abbiamo fatto una vela troppo grande rispetto all'imbarcazione. Ma con una vela più piccola non credo che riusciremo a navigare. Secondo me, prima di tutto, dovremmo rigirare la zattera, non vi pare? Sì, certo, è la prima cosa da fare. Ma temo che non ce la faremo, è troppo pesante per noi. Cosa? Vuoi dire che non la potremo più usare? Sì, purtroppo è così. Ho sbagliato, scusatemi tutti, ma il mio piano non è riuscito. Ah, perdonatemi. Ah, ho davvero sbagliato. Sono cose che capitano. Però ora siamo nei guai. Siamo nelle mani del Signore. Quanto lavoro inutile. Ci siamo tutti impegnati per costruire una zattera che non potrà mai portarci in salvo. Adesso che ne sarà di noi prigionieri sul battello naufragato che potrebbe affondare da un momento all'altro? Because